qui come ospite un grandissimo personaggio della cultura. Lui è scrittore e poeta, sto parlando di Beppe Costa. Ben trovato e grazie di aver scelto di partecipare a questa nostra prima puntata. Benvenuto. Buonasera a chi ci ascolta da Cineland del 30 giugno, premio alla cultura di quest'anno. Dopo che tanti sono stati i premi che ho ricevuto, però a me non piace quando ho il piacere di avere poeti, scrittori, personaggi che si occupano d'arte, che non sono presidenti di niente, tra l'altro, se non presidenti di se stessi. Non è necessario essere presidenti quando si gioca con la carta bianca, quando una volta che dicevo si violenta la carta bianca, non so se ancora tu lo fai, ma violenti solo il computer. Sporco la carta. Era molto più bello. Poi per sapere che Beppe Costa è nato a nord, basta sentirlo parlare. Lo ascoltiamo un attimo. Capisce subito che un uomo nel profondo, non sud, ma nel profondo nord, Bergamo Alta, Sicilia, approda a Roma, due notizie così, però il primo romanzo che molti ne ricordano, come si chiama? Te lo ricordi? Il romanzo si chiama, ha un titolo più lungo del libro, è Il romanzo siciliano, qualunquista per compagno e per fascista, che poi ha un seguito nel Male Felice. Guarda, non l'ho mai letto. Era stato un tentativo di usare il linguaggio che allora usavano i ragazzi. Secondo me lo stai dicendo stasera come titolo. Io ho la sensazione che ti sei inventato il titolo del romanzo adesso. No, è proprio così. Guarda, il secondo è più intrigante, che è Fatto d'amore fra politico e privato, con riflusso e senza Stato. Chi oggi legge il romanzo siciliano dell'84 si richiede, ma come hai potuto scrivere una cosa che è accaduta 20 anni dopo? Era normale. Perché già comincia con me che sto male, che ho 67 anni, infatti quando... Ma sperate però. Qualche anno fa, i miei figli si sono preoccupati perché iniziavo con il protagonista Marco che si sparava in bocca, non c'era perché io da politica, né? E quindi sono preoccupati, ma è stato anche l'anno che ho avuto un grave, intervento. E quindi la coincidenza strana. Io ho qui un libro, un pianoforte, uno dei tanti, ora, anche ora che la luna. Vuoi aggiungere che cosa? Ad anche ora che la luna, che succede dopo? Ora anche che la luna? Non lo sa. L'importante era, come quando uno dice guarda la luna e guarda il dito, no? Spesso uno dice la luna, però non è che la guarda. C'è l'apparecchietto davanti, oppure c'ha le foto. La puoi usare come vuoi la luna. Di Geographic, National Geographic. Insomma, tutto fa tranne che guardarla davvero. Quindi è un titolo che vuole dare, dice anche ora che la luna, ma siccome non c'è scritto cosa, allora vado a guardare, può darsi che la luna non dica. Senti un po', avevamo annunciato un'anteprima, no? L'anteprima per antonomasia si fa. Con i film si fa per trovarli in provincia, no? Quindi noi siamo una televisione povera, è ovvio che l'anteprima fai qui, poi andrai al comune di un lago che non mi ricordo come. Andrai lì e farai la prima. Però noi come anteprima diciamo che il libro si chiama, questo libro, Rosso, poesie d'amore e di rivolta. Su poesie d'amore e di rivolta ci arrivo. Sul rosso ho dei dubbi, perché scritto il rosso l'hai scritto... Guardate, ce l'abbiamo attorno, basta guardarci lì, c'è un rosso che è abbastanza impera. Predomina, però rosso perché? Perché c'è un rosso d'amore che manca e un rosso di guerra, di strage, di impera dappertutto. Spesso mia nonna mi diceva sempre di guardare quelli che stavano peggio. Io ci ho creduto a mia nonna e infatti non mi sono quasi mai lamentato di come sto, perché non c'è giorno che passi che io non sappia e che non pensi che ci sono 12 milioni di persone accatastate in Somalia che muoiono di fame, bambini che non riescono a superare il primo anno di vita. Oltre a questo ci sono molti paesi che non hanno soldi ma che forniscono armi a paesi che non hanno soldi ma che hanno i soldi per comprarli, e che noi da paese civile, la prova civile,
generale che hai fatto poc'anzi. No, rivolta a Diego Perché mi sembrava di Diego Cimara, mi sembrava il seguito di Diego Cimara. No, no, non sono molto d'accordo con lui. Ma appunto mi sembrava una risposta a no, lui. No, no, rivolta nel senso che l'amore deve essere ogni giorno alimentato da una insicurezza. Sì. Che non è la gelosia di quello che ama e t'ammazza, ma è quella insicurezza di sé. Devi chiedere se stai dando abbastanza e poi quella gioia veramente di essere completo, non è che capita a tutti, capita sempre, a me non mi è capitato molto, e quindi quando non capita lo cerchi sempre, però quando arriva ti provi come cavoli, come uomo, sono cavoli amari o ameri, sì. Senti un po', mentre io guardo lo sfoglio così velocemente questo nuovo libro, prendi ci fai ascoltare una tua poesia, faccela ascoltare, perché io volevo intanto cogliere qualcosa da queste pagine nuove, vediamo se riesco a trovare la poesia di rivolta. Che cosa offre ai nostri telespettatori? Allora, se riesco a leggere, perché io normalmente leggo con la musica, non per altro, perché però mio, se lo dicevi prima, noi te la possiamo mettere è un dopo. Brutto vizio, te lo metteremo dopo. Sì, è un brutto vizio. Tocco la poesia ad Andrea, che approfitto per ringraziarlo e salutarlo stasera come inizio di trasmissione insieme a Isotta e insieme a Giorgio. Andrea, ti metterai, cosa preferisci? Pianoforte o violino? Ma, pianoforte normalmente. E allora va bene, Andrea metterà un sottofondo di pianoforte. Tra l'altro l'abbiamo registrato in un CD che sta per uscire con una musica bellissima. Prego. Perché l'insieme dell'Andrea, qui si capisce molto di più quello che volevo dire. Bisogna un accendino, no? No, ma si capisce proprio, perché ogni riga è una frase, infatti cercherò di leggerla lentamente. Prego. Del rosso abbondante in strade morenti, del rosso di cuori che non vedono sole, del rosso di sole che non vedono cuori, di cuori al macello, di albe infocate da spari di cielo, di rosso del sangue, di fuochi, di giochi, di rosso del sangue di una vita che nasce, di rosso della madre che muore, di rosso annerito da miniere e sudori, del rosso divino che ha sconfitto la vita, del rosso divino che è ubriaco di te, di rosso di palco di una sera da spalla, di rosso d'amore a volte a buon bianco, del rosso tramonto che scambi i miei giorni, del rosso di vita che mi riporta a te, del rosso di luce di quadri d'autore, del rosso di fiamma a cammino che scalda, del rosso di croce quando è solidale, del rosso che brucia ma non porta calore, di rosso d'un fiore per amore d'accolto, di rosso di viscere alla terra che lava, di rosso chiarore che esplodendo non vedi, di rosso che vesti quando svesti il pudore, di rosso di labbra che apri alle labbra, del rosso ferita al tuo ventre, e così anche la mia vita comincia. Vedi che è meglio leggere poesie per entrambi che magari discutere di altre cose, perché poi la poesia in fondo si parla di poesia, come di cultura. No, però non nascondere quelle cose, perché io sto cercando di trovarne una, vediamo se ce l'hai lì, se indovino quell'altra che hai trascritto, perché poi non ho capito, con un libro che c'hai inquadrato la copertina, anche se siamo in anteprima, inquadratela lo stesso, quindi rimane nella storia, nella trasmissione, che l'ultimo in ordine di tempo ovviamente, il volume di Peppe Costa, l'abbiamo presentato qui, parliamo da teatro, poi lì a quel lago là, con quel comune, vedranno. Guarda, il seguito. E scintillatura limitata, quindi speriamo di venderle tutte, e copie numerate, quindi certo. Non c'è rischio, perché la poesia non si vende, se ne fa. Allora, tanta. Prendi quel foglio e vediamo se questa seconda poesia che tu leggi corrisponde a quella che io ho scelto, c'ho pure il segno, vediamo se sono riesco ad essere indovino. Te ne leggo una breve, visto che siamo... E questa non stavo scegliendo, non abbiamo tempo. Ci può essere Claudia che si va a nascondere. E questa, e questa è dedicata pure a quelle cose che succedono quando uno sta attento e perde la luna, quella luce appassa di un la tratto. Luna. La luna. Quella luce appassa di un tratto, spariva alla tenda sbattuta
abbiamo terminato, perché io no, abbiamo ancora qualche colgo minuto, l'occasione, quindi. Sì, no, ma io colgo l'occasione della presenza qui in questo nostro salotto di Beppe Costa per annunciare ai nostri amici telespettatori, che poi potrebbe pure interessarlo per un certo verso, oppure potrebbe interessare anche qualcuno che si è perso in amore, non mi ricordo il titolo, ma era così, una del nord, che è fragile, una che è fragile. Sì. Allora, il dice con l'arco celeste, sì, però perché sì. Se per ricordare pensa a tu stella, poi sì. Pensa che la vuoi menare, quindi batte stella. Sì, batte. Che è quella volevi stella dire. Sì. Come si chiama, Stefania? L'amore Stefania. Ah, ecco, ha ragione. Allora, io dirò, devo dire, annunciare potrebbe centrare perché questa ragazza scrive pure poesie. Sì, ma sai. Ho detto pure perché sta con uno che scrive poesie, oppure detto allora, così tanto per dire. La mia vita, per quello che dicevo prima, ci tengo a dirlo, è che oltre a scrivere, io mi sono sempre occupato degli altri. Mi sono sempre occupato degli altri, quindi autori un po' emarginati o un po' nascosti. Ma sì, sappiamo della musica, quindi sono riuscito a far applicare quella legge. Certo. Quindi a naso, e ancora oggi ce l'ho, l'altro giorno ho sentito un musicista, subito gli ho scritto e ho fatto un video con la sua musica, che si è meravigliato. Ombelino, sì, mi viene la pelle d'oca, quando sento qualcosa di diverso, di eccezionale, è stata qualcosa, ma così ho scoperto Jodorowsky, Arabale, ho scoperto, cioè erano noti nei loro paesi. L'hai presentata a chi non li conosceva? Sono sconosciuti ancora in Italia questi. Tu ce l'hai una per chiudere mentre io faccio questo annuncio? Io ce l'ho per chiudere, ma tu devi fare l'annuncio per quei giorni prossimi. No, io faccio. Ti minaccio che sono a Roma, quindi non è che no, vado a Monica. No, io non lo so. Io faccio sabato prossimo, dico per gli amici che ci ascoltano, sabato 8 alle ore 21 al Teatro Faranuve, facciamo questa seconda serata, la cui prima parte, poi nel proseguo della trasmissione dirò qualcosa in più. La cui prima parte sarà dedicata a una terra che è la mia, la Calabria, dove cercherò a mio modo di far capire che la Calabria non è solo 'Ndrangheta, ma è anche altro. E tra l'altro avrò degli amici che insieme ad amici tratteremo di Corrado Alvaro, oltre che un rappresentante della letteratura del Novecento. Ricordiamo che Gente da Spromonte è stato uno dei libri più venduti, tra l'altro, in quel periodo, al di là del premio Strega che ha avuto e di tantissime altre cose. Ma credo che Corrado Alvaro rappresenti la terra di Calabria, la gente di Calabria, in modo veramente saggio, tra virgolette. Noi parleremo di Corrado Alvaro e poi una seconda parte sarà dedicata alla poesia. Avremo anche la possibilità di avere quella sera una stupenda ragazza che canta, accompagnata dal maestro Serafini, che è Chiara Iaia, e per la prima volta un figlio e un padre che suoneranno qualcosa di importante. Io vi invito al Teatro Faranuve, è ovviamente ingresso gratuito fino all'esaurimento. Sì, perché non si paga, può venire. Ricordiamo l'orario anche Torino. Alle ore 21 l'8, poi per chi non riuscisse a venire, tutta la puntata del Teatro Faranuve sarà data da Canale 10 sabato 15, alle ore 21. Allora, torniamo a Beppe Costa con questa, cioè, come questa si chiama questa? Questa è quella della luna. Come si chiama? Anche ora che la luna. Ecco. In effetti, no, non è in questo libro, è nell'altro, però. Ma che sa, conosco a memoria quasi, dilla, dai. Perché in effetti non riguarda solo una storia d'amore, ma anche un padre che ne so, che in Albania aspetta una figlia che è andata via di fortuna, magari è venuta nel nostro paese. Tu sai che oggi, ieri, cioè al telegiornale, io ho detto che ho avuto un lapsus freudiano che l'avevo in mente, che è andato al premio Nobel. Chi? Beppe Costa. L'ho detto, ci dicono ma che tu vedi nel futuro. Tu vedi nel futuro. Soldi, ma no, anche un premio più piccolo, basta che ci mettiamo. Sì, guarda che se è il premio Nobel, io l'ho detto ieri, meriti, quindi, ieri c'è una
le, ecco, di leggi che lo hanno anticipato. Allora, veramente, abbiamo scherzato, come sempre, quando io incontro Peppe, ho detto l'altra volta che è stato uno degli incontri felici, diciamo, insieme a Stefania Battistella, uno degli incontri molto belli del mio percorso di organizzatore di tutto. Io vi vedo sempre con molto piacere e sono felice quando voi potete staccarvi dal lavoro di Roma e fare un salto a Ostia, questo lo sapete benissimo. E mi piace chiudere e lasciare a voi, e poi noi non diremo una parola, ti salutiamo adesso, ti ringraziamo, ti aspettiamo l'opera. No, io ti ringrazio, ma ringrazio perché io, come dicevi prima, sono andato sul mare, Catania al Golfo, poi disgraziatamente sono finito a Roma, ma è Ostia, tant'è vero che negli anni 60 venne a suonare qui, quando suonavo, perché ho fatto parecchi mestieri per avere uno stipendio, una pensione, non sono riuscito. Non c'è mai riuscito, questo è importante. Uno come si deve. Allora, chiudiamo, noi chiudiamo, ti salutiamo, però preferisco che lo spazio finisca con la tua voce, prego. Anche ora che la luna ha che scende, perché quando tu c'eri lei era già la Maria. Anche ora che la luna c'è, non ci sento. E mi domando.